Questo periodo di pandemia ha posto sotto stress la sanità pubblica, mettendo in discussione la strategia, l'utilizzo delle risorse, i criteri di gestione dell'emergenza e una serie di, ovviamente, temi bioetici collegati, la cui urgenza è determinata dall'impatto che la pandemia ha avuto nelle vite di tante persone e di conseguenza anche dei loro cari. Quali piste di riflessione offre la bioetica evangelica per il nostro paese, Leonardo? Ma guarda, la pandemia ha posto una serie di interrogativi molto importanti anche alla riflessione bioetica. Me ne vengono in mente tre in particolare. Il primo è sul modo di morire. Il coronavirus ha posto di fronte ad una modalità di morte molto spesso contrassegnata dalla solitudine dei pazienti, dal loro totale distacco dalle relazioni con i cari e dalla preponderanza della tecnologia medica applicata agli ultimi momenti della vita. E questo dà a pensare, nel momento in cui noi consideriamo l'allungamento della vita temporale, cronologico, come un valore quasi assoluto, ci apriamo però a degli avvicinamenti al fine vita caratterizzati da solitudine e da preminenza della tecnologia sul contesto dell'umanità. Secondo, ha posto un problema sul modo in cui si investono le risorse nella sanità. La sanità è una parte preponderante dei bilanci pubblici degli stati e la pandemia ha messo il dito nella piaga in alcune lacune in termini di programmazione, in termini di investimenti, in termini di allocazione delle macro risorse assegnate alla sanità. È un'occasione per ripensare al modo in cui investiamo le risorse e quale ruolo diamo all'assistenza sanitaria, alle cure sanitarie, come sistema paese, come comunità paese. Terzo ed ultimo quesito tra gli altri che emerge ha a che fare invece con i criteri assegnati nella preferenza data all'assegnazione delle cure dei malati, delle persone bisognose. Quando in un sistema in cui le risorse sono limitate, per esempio i posti in terapia intensiva sono limitati e il numero di persone che avrebbero bisogno di accedere a questi posti eccedono le unità disponibili, sono necessarie delle scelte. Come le si fanno? Con i criteri di chi prima arriva prima prende, con i criteri di chi è più giovane prima prende, con i criteri che chi ha più possibilità prospettive di cura prima prende, sono tutte questioni che la bioetica su cui è sollecitata a dare una risposta. Credo che il pensiero evangelico possa contribuire ad una riflessione che sia intelligente, che si faccia carico delle questioni e dia e contribuisca anche a dare delle risposte. Ottimo, grazie Leonardo. Vi ricordo che potete approfondire tutte le sfide sul sito cerbi.it. Un saluto e alla prossima sfida.